Migliaia di migranti africani, per lo più eritrei o sudanesi, hanno 3 mesi a disposizione per lasciare Israele. L'ordine arriva direttamente dalle autorità israeliane, che hanno disposto che, allo scadere del termine indicato, il rischio è la reclusione per un periodo di tempo indeterminato. Israele ha stretto accordi con alcuni dei paesi di origine dei migranti, tra cui Ruanda e Uganda, per incoraggiarli a rientrare, ed è disposto a mettere loro a disposizione biglietti aerei di sola andata e $3.500 a testa per le prime necessità. Nel paese oggi vivono 35.000 richiedenti asilo dell'Eritrea e del Sudan, a cui in questi anni si sono aggiunti 5.000 bambini nati durante la permanenza dei genitori in Israele. Esclusi dalle partenze forzate i minori, le donne, gli anziani e i malati in modo grave. L'Alto Commissariato ONU per i rifugiati e altre organizzazioni hanno contestato il piano.